Ciao a tutti, ci troviamo come vedete nella nostra bellissima Piazza Grande per spiegarvi un intervento urgente che andremo a fare a breve proprio sulle piante che vedete appunto dietro di me e sul muro che appunto delimita queste piante, delimita la piazza rispetto alle scale della biblioteca. Perché facciamo questo intervento? Perché la sicurezza, come sempre, è uno dei nostri cardini primari della nostra azione e abbiamo purtroppo riscontrato la pericolosità delle piante appunto di Piazza Grande perché sono totalmente vuote, il tempo le ha logorate e quindi dobbiamo toglierle ed anche andare a fare un intervento di messa in sicurezza del muro, perché appunto il muro, come poi vedrete se riuscirete a passarci o comunque da alcune foto, che assolutamente ha subito i danni delle radici degli alberi stessi e quindi è in pericolo di caduta. Quindi andremo a fare proprio a brevissimo d'urgenza un intervento di rimozione delle piante perché appunto abbiamo anche uno studio che ha approfondito questo e che ne indica la pericolosità di sostituzione chiaramente delle piante stesse che saranno ripiantate nuove e di lavoro messa in sicurezza del muro stesso. Quindi come sempre un intervento con la massima trasparenza, la massima competenza per cercare di dare risposte al nostro Sì, territorio. ci troviamo qui nella nostra piazza di Piazza Tarlati. Abbiamo l'esigenza di intervenire quanto prima per rimuovere le piante e per ripristinare quello che è il basamento, quindi con una valutazione della piazza complessiva. Abbiamo delle schede che ci testimoniano albero per albero lo stato di logoramento di tutte e cinque i tigli che sono presenti nella nostra piazza. Qualche anno fa abbiamo voluto, proprio come amministrazione, far fare uno studio d'insieme della valutazione dei nostri alberi, del nostro stato vegetativo di tutta il comune e che ha determinato appunto queste schede WTA che sono riferite albero per albero e pian piano cerchiamo di intervenire per preservare appunto la sicurezza del cittadino oltre che delle cose. La schede di cui vi parlavo prima ci testimoniano uno stato avanzato di logoramento interno con carie, con aperture importanti di tutte e cinque tigli che sono alle mie spalle. Per questo necessita di un intervento importante, un intervento corposo anche dal punto di vista economico di rimozione, perché andremo anche a togliere le radici che hanno nel corso degli anni anche creato questo disallineamento del parapetto in pietra e quindi con il rischio anche di crollo dello stesso, quindi sarà da prima smontato il parapetto, saranno tolte le radici, tagliati gli alberi, ripristinato il parapetto e il muro in pietra, ripavimentato la zona sottostante gli alberi con la realizzazione appunto di quattro postazioni per nuovi alberi che verranno rimpiantati. Dicevo, abbiamo la necessità di togliere questi alberi, abbiamo tutte le schede di valutazione, dei filmati, dei video, quindi sono anche disponibili per chiunque voglia approfondire la questione. La sicurezza per noi viene prima di tutto, quindi interverremo. Costo complessivo 35.000 euro dell'opera, tempo di esecuzione 15 giorni se il tempo e il meteo ce lo permettono. Inizio previsto metà ottobre. E qui possiamo notare la problematica causata dalle radici degli alberi con lo spostamento e l'inclinazione del muro che ci dà anche insomma, non molta sicurezza e quindi noi interveniamo anche per questo perché prima di tutto ovviamente dobbiamo preservare la sicurezza essendo anche un luogo di passaggio e di frequentazione non solo serale ma anche giornaliero per tutta la comunità bibbianese, quindi cercheremo di con questo intervento di risolvere anche il problema sicurezza.